No, io innanzitutto non sapevo assolutamente di questo record di battibilità, anche perché parliamo di 5 partite, quindi non ritengo neanche diciamo dei minuti molto lunghi, e quindi non pensavo neanche che fossero passati tanti anni e nessun altro portiere avesse fatto meglio. Ecco, quindi mi fa piacere che Forte abbia superato questi minuti, e mi auguro che da qui fino alla fine del campionato possa ancora migliorarsi. No, ma Forte è un ottimo portiere. Io ho avuto modo di conoscerlo, di vederlo alla fine della mia carriera. Lui era all'inizio con il Vigor Lamezia, quindi alla giovane età già mi diede un'ottima impressione, come saper tenere la porta e la personalità già a un'età giovane. Quindi ad Avellino non è facile stare in porta, e lui sta dimostrando di essere un portiere di Avellino. Da Avellino poi ha allenato anche da un grandissimo portiere come Angelo Pacotto, e quindi la sua esperienza sicuramente gli sarà molto utile. La Ternana credo che a questo punto solo loro possono buttare questo campionato. Ecco, quindi in questo momento l'obiettivo primario è quello di puntare al primo ostacolo, quantomeno superarlo. Quindi io credo che l'Avellino faccia bene a concentrarsi, a pensare su questa direzione per il momento.